Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi vi propongo la scaletta da seguire per un buon setup. È ovvio che non potrò affrontare tutti gli argomenti e le parti del setup nel dettaglio, però cerchiamo di dare appunto di seguire una certa logica per fare un buon setup. Ovviamente il video è per i neofiti e cerco di dare qualche consiglio basato sulla mia esperienza e di quello che ho trovato sul web. Si parte! Allora, abbiamo parlato di cambio, aerodinamica, insomma abbiamo fatto un discorso abbastanza lungo e complesso con alcuni video. Quest'oggi voglio darvi delle indicazioni su come, diciamo, fare per andare a studiare e a plasmare un setup per voi. Allora, ragazzi, abbiamo visto che il setup è fine a se stesso, nel senso che è molto legato a quello che è sono le sensazioni personali e gli stili di guida. Nello specifico, per iniziare a fare un setup come si deve, bisogna tener conto di parecchi parametri. Allora, in un video da 10 minuti, un quarto d'ora, non è che si possono andare a prendere tutti questi elementi, ed è per questo che vi darò delle basi in generale sulla quale lavorare. È ovvio che in questo video ci saranno dei riferimenti a dei video che ho già fatto e che vi invito assolutamente ad andare a riprendere magari tutta la serie di guida al setup per principianti, dove ci sono degli elementi fondamentali, e qui praticamente cercherò di spiegarvi su quali domande vi dovete porre per migliorare il vostro setup e dove intervenire. La prima cosa che bisogna fare è tenere in considerazione che tipo di auto si ha e su che circuito si va. Siccome ci sono parecchi, diciamo, tipologie di macchine, trazione posteriore, anteriore, macchina sportiva con tanta tecnologia, con poca tecnologia, macchine dell'epoca preistorica, cioè, insomma, bisogna tenere in considerazione che tipo di auto, su ruote scoperte, Formula 1, eccetera, eccetera, e su che tipo di circuito. Perché è ovvio che le modifiche che si andranno a fare su un'auto avranno sicuramente un effetto probabilmente completamente diverso rispetto a un altro tipo di auto. Quindi, allora, io per diciamo dare una base sulla quale lavorare e dare una specie di esempio, tengo in considerazione un'auto sportiva con media tecnologia, trazione posteriore, diciamo le classiche GT, d'accordo? Con un circuito, diciamo, con una velocità di percorrenza a velocità media, d'accordo? Per fare un esempio, non Monza, perché è un circuito dove praticamente si spinge sempre, prendiamo, che so, un Donington Park, un Auckland Park, giusto per citarne alcuni che abbiamo utilizzato nel campionato Porsche attuale. In cui l'assetto ha comunque un'incidenza molto importante che può andare a far limare parecchi secondi, e questo lo sappiamo perché puoi avere il manico quanto vuoi, però il setup per bene, l'appoggio giusto in curva, la trazione, la giusta trazione in uscita di curva può fare la differenza. Allora, che domande bisogna porsi e su che base bisogna partire? Allora, la buona base è che sicuramente bisogna partire con l'auto più bassa davanti e più alta dietro, leggermente. Per fare un esempio, su una GT, ad esempio, possiamo prendere 5 cm alta davanti e 7 dietro, 7,5, 6,5 se il simulatore lo consente, con un carico aerodinamico nella media. Partiamo da possibilità di mettere a 1 e 10 al massimo, diciamo, il carico aerodinamico, partiamo a metà 5. E poi con le molle completamente scariche, o diciamo uno o due click, diciamo sopra a quello che è il limite minimo delle molle davanti, e leggermente, diciamo, più dure dietro. Vi spiego meglio: se il minimo è 1, io metterò 3 davanti e aggiungerò uno o due click dietro, 5, cioè cercare di mettere al minimo. Attenzione, perché le molle sono quelle che
permettono, diciamo, il movimento del chassis, del telaio, e che possono, se troppo morbide, far sì che il telaio rimbalzi troppo senza essere, se non è controllato come si deve, poi vedremo come, e che tocchi a terra. Quindi mettete questi tipi di valori per partire con una base di un setup, fate qualche giro in pista e controllate che il fondo piatto non tocchi, perché se tocca non va bene, perché lo sapete, vi rallenta e vi possibilita di girarsi, eccetera, eccetera. Quindi se siamo sicuri che l'altezza è giusta e che comunque la morbidezza degli ammortizzatori vanno bene, se la macchina non tocca a terra, allora possiamo, se c'è la possibilità, ancora abbassare di più l'auto, perché abbassare l'auto fa bene per l'effetto suolo e anche per la tenuta in strada. Finché non si arriva al limite, e qui dovete essere bravi voi o a capire le reazioni che ha la macchina quando toccate, oppure semplicemente ci sono delle applicazioni che vi dicono: attenzione, stai toccando col fondo piatto. Trovato il limite massimo, possiamo andare avanti. Ovviamente bisogna, testando l'auto, andare a sentire quelle che sono le reazioni della macchina. Le reazioni sono semplici: o avete un enorme sovrasterzo, o un lieve sovrasterzo, o un comportamento neutrale, ed è quello che ci interessa, o un leggero sottosterzo, o un enorme sottosterzo. Come ci si comporta? Allora, se siamo di fronte a un grosso sottosterzo, che si fa? Tecnicamente bisognerebbe ammorbidire ancora di più le molle anteriori, ma se siamo già al limite potremmo andare a irrigidire quelle posteriori, oppure semplicemente andare ad agire sulla barra antirollio, e nello specifico quella anteriore, riducendone di 1-2 click, oppure quella posteriore aumentando 1-2 click, perché sì, giocando con la barra antirollio si riesce a compensare il sovrasterzo e il sottosterzo. Finché non si arriva a che cosa? Ad avere un comportamento neutrale. Al contrario, se avete del sovrasterzo, bisognerà indurire le gomme anteriori e andare a ammorbidire quelle posteriori, oppure con sempre le barre antirollio, ammorbidire le barre antirollio all'anteriore e irrigidirle a quella posteriore. Mi sembra che non mi sono confuso, sì, dovrebbe essere così. Ammorbidisco l'anteriore e indurisco il posteriore, che siano esse le molle oppure le barre antirollio. Allora, è tutta una questione di gioco di parole, però quando avete capito poi vi verrà in automatico. Quindi già siamo sulle molle anche con un po' le barre antirollio. Quindi, trovato il punto neutro in cui si ha questa sensazione di uscita di curva in cui non c'è né sovrasterzo né sottosterzo, ma la macchina va esattamente dove vogliamo noi, con questa sensazione di sicurezza in uscita, possiamo andare avanti. Una parte importante è il peso. Alcuni simulatori danno la possibilità di spostare il peso avanti e indietro. Allora, di base, con una trazione posteriore si ha la tendenza a mettere il peso verso dietro. Perché? Perché aumentando il grip, il peso sul posteriore, si ha appunto questa facilità di ritrovare più trazione, e facendo sì che durante le frenate, soprattutto violente, l'anteriore, le gomme anteriori non subiscono troppo peso e troppa violenza appunto di questo trasferimento di carico, perché è dietro. È ovvio che se il comportamento della macchina è strano, cioè o del sottosterzo o del sovrasterzo, bisogna tornare indietro, perché il cambiamento del peso viene a incidere comunque su appunto i comportamenti di quelle che sono le molle. Perché se io ho irrigidito in base a un peso, diciamo, standard, dove c'è il mio peso, il mio baricentro è centrale e il mio peso non è cambiato, incidendo cambiando il peso da dietro verso avanti, andrà a cambiare anche il comportamento delle mie molle e di quello che fanno anche le barre antirollio. Quindi, di conseguenza, sacrifico questo peso che ho messo verso dietro, ad esempio, e lo rimetto centrale perché non voglio troppo rischiare di modificare le mie molle, oppure torno indietro faccio da quello che vi ho detto prima, sovrasterzo e sottosterzo, irrigidisco o ammorbidisco le molle, oppure intervengo sulle barre antirollio. Perché il peso, ragazzi, è molto importante. Quindi è bene a volte andare a sacrificare il fatto di non fare troppa distribuzione di peso, però nella stragrande maggioranza dei casi è importante comunque andare a lavorare col peso, proprio per evitare di stressare troppo le gomme, perché le gomme sono un elemento molto importante, fondamentale, perché ricordate che l'unica cosa che vi lega tra voi e l'asfalto sono le gomme, quindi bisogna farle lavorare nel modo più ottimale possibile.
E quindi ecco perché bisogna lavorare con, mi stabilisco la macchina, metto il peso indietro avanti in funzione di quello che voglio ottenere e poi torno indietro per rimodificare le mie molle. È stufante mai così, ragazzi. Un'altra cosa molto importante, ragazzi, è lo studio delle temperature delle gomme. Quello che è importante capire è che la zona di contatto di una gomma lavora in un certo modo e questo in base alla configurazione della posizione della gomma stessa. Andiamo per, diciamo, a facilitare un po' la visione di quello che, di come lavora la gomma, settorizzando in tre parti lo pneumatico. Si dice lo pneumatico o il pneumatico? Vabbè, non importa, la gomma. Suddividiamo la gomma in tre parti: esterna, interna e centrale. O se il simulatore non vi dà la possibilità di darvi queste temperature, anche se c'è modo, basta installare il Motec, tira fuori dei dati, eccetera, eccetera. Però se non vi volete troppo rompere le scatole, normalmente tutti i simulatori vi danno almeno la temperatura media di tutta la gomma e quindi su quello si riesce a lavorare. Allora, le temperature medie di lavoro di una gomma dipendono da un sacco di cose, anche qui ragazzi, parametri, ingegneria, eccetera, eccetera. Però mediamente una gomma può lavorare bene dai 70 ai 90 gradi, dipende il tipo di gomma, una media, una dura, una morbida, una super morbida, e la temperatura incide sul suo consumo. Infatti, se è troppo elevata, si brucia la gomma, proprio nel vero senso della parola, ma se è troppo bassa, viene a lavorare male e dà un consumo anomalo. Non mi sembra di dire cavolate, spero, e soprattutto non ha l'efficienza che una gomma di una certa mescola come una morbida o super morbida dovrebbe normalmente avere. E quindi di conseguenza io metto una super morbida o una morbida e non ottengo il grip che voglio. Quindi bisogna trovare una giusta via di mezzo delle temperature. Io cerco di stare tra i 60 e i 75-80 gradi, dipende anche dalla tipologia del circuito. È ovvio che se ci sono dei tornanti costanti, ottenere delle temperature basse diventa molto complicato. Poi sta anche di manico, ragazzi, se entrate come degli animali, è ovvio che. Quindi, oltre al manico, serve anche studiare proprio le temperature per vedere come lavora la gomma. E per far ciò, che si fa? Allora, io ho preso come esempio, ragazzi, ho degli appunti, ragazzi, ho un calcolatore per quanto riguarda le temperature, non è che mi invento le cose, a me piace parlare di setup e quello che è, ma non sono né un pilota né un ingegnere, quindi ho degli appunti. Allora, ho preso come esempio quattro gomme diverse, con temperature diverse, in modo tale da farvi capire più o meno i comportamenti che possono avere le gomme. Allora, prendiamo l'anteriore sinistra che ha all'esterno una temperatura di 50 gradi. Parliamo di temperature medie, cioè vuol dire cosa media? Che durante il giro la gomma passa da temperature di 30 gradi per arrivare, che so, a temperature di 60-70. Facciamo la media più o meno 50, 55, 40, quello che è. Quindi mediamente quello che subisce come variazioni di temperatura la gomma. Potremmo essere specifici dicendo in questa curva fa 45 gradi di picco massimo, in questa usciamo pazzi, quindi ecco perché facciamo una media, perché abbassando la media in generale si abbassa la media su tutte le curve, è matematica, se io riesco ad abbassare di un grado sulla media generale vuol dire che avrò abbassato mediamente da mezzo grado a un grado e mezzo su alcune curve, spero di essere abbastanza chiaro. Quindi l'anteriore sinistra 50 gradi all'esterno, 60 gradi al centro e 70 gradi all'interno. Andiamo subito ad analizzare quali sono i risultati del mio calcolo, cioè del calcolatore. Allora, l'anteriore, leggo ragazzi, non mi invento nulla, L'anteriore sinistra sembra avere troppa poca pressione, l'anteriore sinistra, e inoltre sembra avere troppa campanatura negativa. Quindi la campanatura negativa cos'è? La campanatura è questa, cioè l'inclinazione che ha. Quindi negativa vuol dire che va verso l'interno. Spero di non sbagliare. Quindi vuol dire che tocca di più nella parte interna. Infatti la temperatura è di 70 gradi, al centro 60 e 50 all'esterno. Ok? Quindi ecco l'inclinazione della campanatura. E mi stai dicendo, guarda che forse c'è troppa campanatura negativa, quindi bisognerebbe intervenire e togliere campanatura negativa per poter ottenere più appoggio all'esterno e quindi avere più temperatura che si alzi sulla parte esterna, meno all'interno, e in più mi dice guarda che ti manca un po' di pressione, quindi se aumento la pressione vado ad equilibrare quel 50 all'esterno perché avrà più
appoggio, in questi centimetri quadrati di gomma che appoggiano all'esterno, dando più pressione, che succede? Che la gomma, beh, si gonfia anche al centro, e togliendo questa incidenza negativa della campanatura all'interno avrò meno contatto, il che dovrebbe portarmi a una temperatura media di 60 gradi su tutti e tre, le tre superfici. Capite come fa il calcolo, ragazzi? E queste sono informazioni molto importanti perché? Perché se ottengo i 60 gradi su tutta la gomma, vuol dire che ho raggiunto praticamente la perfezione. In più riesco a trovare il punto di contatto giusto per la mia gomma e quindi di conseguenza avere il grip giusto e l'aderenza della gomma giusta per quanto riguarda appunto la mia gomma anteriore sinistra. Quindi questo è solo per dirvi che se ho 50, 60, 70, quali sono? Il calcolatore come fa? Voi volete sapere il calcolatore dov'è? E poi magari ve lo dico, dove che l'ho beccato. Anteriore destra, 75 gradi interno, 50 centrali e 98 esterno, ragazzi, qua è dura per il calcolatore. Vediamo che cosa dice. Quindi anteriore destra sembra avere troppa poca pressione. Quindi praticamente poca pressione vuol dire che? Vuol dire che al centro la mia gomma si trova in questa posizione qua. Infatti le temperature esterne sono più calde rispetto all'interno, soprattutto quella esterna. Quindi secondo me vi dirà qualcosa sulla campanatura. Infatti l'anteriore destra sembra non avere abbastanza campanatura negativa, cioè invece di essere così, cioè praticamente troppo così, quindi qui si spanza qua esternamente, quindi io dovrei raddrizzarla dando un po' di pressione per far salire la gomma, in modo tale che qua riduco la pressione sull'esterno della mia gomma e praticamente gonfiando do un po' più di pressione al centro e quindi di conseguenza vengo a riequilibrare. È sempre lo stesso discorso, ragazzi, però questo è importante perché se voi non lo sapete, non sapete come lavora la vostra gomma, è difficile poter fare degli interventi da chirurgo per dire ah, qua non tocca abbastanza, qui tocca, perché a volte ci sono dei comportamenti che non riusciamo a capire proprio perché ci mancano dei dati fondamentali come la temperatura. Posteriore sinistra 50 esterno, 70 centrale, 60 gradi interno. E ovviamente mi dice sembra avere troppa campanatura negativa perché viene a spingere, diciamo, dare troppo contatto all'interno, quindi bisogna raddrizzarla a dare campanatura positiva. Secondo me ha anche troppa pressione, infatti c'è scritto troppa pressione perché riscalda troppo al centro. Per quanto riguarda la posteriore destra, 60, 60, 60 gradi, questi sono tutti i valori che ho dato io giusto per farvi capire e darvi gli esempi di come poter interpretare le temperature. E dice posteriore destra sembra non avere abbastanza campanatura negativa. Infatti, avere una effettivamente la ricerca del consumo e della temperatura, diciamo quasi uniforme, è un qualcosa che si ricerca proprio per avere un buon consumo. Però in realtà c'è un errore in quello che ho detto prima, nel senso che le temperature uguali determinano il fatto che non ci sia un'inclinazione di campanatura. Se non c'è campanatura, c'è meno appoggio per le curve esterne. Quindi ecco perché dice: ma magari mettigliela un po' di campanatura negativa, che è importante, perché così spanza un attimino e la macchina ha più appoggio. E infatti non mi dice altro, per il resto vuol dire che comunque le pressioni sono giuste. Dunque, ecco ragazzi, lo studio delle temperature come dovrebbe essere fatto, cioè quali informazioni ci può dare. Poi è ovvio che noi non abbiamo, cioè non siamo ingegneri di pista, non abbiamo le conoscenze di un ingegnere di pista, però a livello di telemetria, se vi ritrovate con un Motec, con delle informazioni che sono comunque molto interessanti da andare ad analizzare, oggi con questa mia piccolo consiglio, piccolo modo di fare, potreste andare almeno ad analizzare e dire: ah, guarda, sta scaldando all'interno, probabilmente c'ho troppa campanatura, oppure è troppo gonfio e quindi sta scaldando di più all'esterno, ai lati esterni della gomma, e magari dovrei mettere un po' più di pressione per cercare di equilibrare proprio queste temperature. Quindi, fatto il calcolo delle temperature, o meglio l'analisi delle temperature, andiamo avanti. Dare troppi gradi di inclinazione con la campanatura, riduce la superficie di contatto della gomma a terra, quindi da un lato può portare, diciamo, dei vantaggi, dall'altro meno, perché si perde appunto il grip, quindi trazione, si perde, insomma, si perde tanto, ragazzi. Allora, come si può compensare questa mancanza di funzionalità della campanatura se non si mette? Con l'incidenza, o meglio il caster che trovate su tutti i simulatori. Parliamo di incidenza perché sennò non ne usciamo fuori, però a livello di setup quello che ci interessa sapere è che se io tolgo un grado di
un grado, un click di campanatura, posso andare a compensarlo con un grado in più di incidenza. Quindi il consiglio che vi do è: tolgo un po' di campanatura, metto un po' di incidenza. L'incidenza, parlo rapidamente, se questa è la gomma, la campanatura è questo movimento. Se invece questa è la gomma, però vista così, praticamente l'incidenza è questa, negativa o positiva. E questo riesce a compensare, diciamo, la mancanza se io tolgo la campanatura, detta rapidamente. Poi fisicamente come funziona, ragazzi, ci perdiamo, andiamo avanti perché sennò non andiamo più avanti con il setup. Quindi, per compensare il fatto che tolgo campanatura, metto un grado di incidenza o di caster se preferite. E cosa bisogna fare? Come al solito, cosa bisogna fare? Bisogna andare in pista a testare. Quindi io ho fatto. Tolto un po' di campanatura, ho messo un po', quel po' è un numero, un click di campanatura in meno, un click in più di incidenza. Cosa succede? Se avete più grip all'anteriore è bene, perché comunque riuscite ad entrare bam a bomba nelle curve e quindi di conseguenza continuate a togliere campanatura e ad aggiungere incidenza finché non siete veramente al vostro agio, cioè finché non arrivate al punto di finito, non è migliorato più. Se invece non trovate da subito un miglioramento di grip, allora tornate ai gradi di campanatura, ma aggiungete comunque un grado di caster o di incidenza se preferite. Il caster bisogna metterlo, ragazzi, è importante. Ovviamente se peggiorano le cose, tornate indietro, ragazzi. Io vi dico, fate questa prova che è molto importante. Quindi tornate all'origine di quella che era l'incidenza del caster e tornate anche a quella che era la campanatura in cui vi trovate bene. Ricordate, ragazzi, di fare sempre le prove facendo un giro di riscaldamento, un giro di prova e il giro lanciato, che è importante. Non andate subito, ah, non la sento subito la macchina. Portate in temperatura le gomme, è molto molto importante. Un altro aspetto fondamentale, sempre per quanto riguarda il posizionamento delle ruote, è il toe, o meglio la convergenza, cioè guardando le ruote, convergenza è questa, d'accordo? Allora, quindi nel caso in cui tutte le modifiche di campanatura, incidenza, molle, eccetera, eccetera, avete ancora un lieve sottosterzo, bisogna mettere un toe positivo, quindi una convergenza positiva, quindi si chiudono leggermente, quindi un clic alla volta. Se invece avete un lieve sottosterzo, toe, quindi convergenza positiva. Se invece non avete nulla, lo lasciate così. Comunque serve comunque a stabilizzare l'auto nei rettifili, quindi è importante. Quindi abbiamo detto prima positivo, adesso negativo, cioè positivo, negativo, negativo o positivo, non mi ricordo. Andiamo avanti, abbiamo parlato di campanatura, incidenza, convergenza, quello che più o meno serve, le molle, abbiamo parlato anche delle barre antirollio, abbiamo parlato del setup di base, insomma abbiamo già fatto un buon passo avanti, ragazzi. E poi abbiamo le marce. Allora, le marce, il cambio, ragazzi, non ne parlo perché vi ho spiegato in un video che metterò qui forse da qualche parte in cui vi spiego esattamente come andare a settarlo. Quindi andate a vederlo, ci mettete pure un mi piace se vi piace e poi tornate qua. Allora, il differenziale, ragazzi, il differenziale è quel l'aggeggio che dà la possibilità di far andare liberamente le ruote come vogliono. Più il differenziale, diciamo, è bloccato, e più invece le ruote saranno costrette a girare un po' come vogliamo noi. Allora, dove ci sono delle curve ampie, tipo Barcellona, penso che bisognerebbe prediligere un differenziale non troppo bloccato. Invece, nelle curve strette, come ad esempio Monza, bisognerebbe andare a bloccarlo di più proprio perché ci sono queste curve strette. D'accordo? Allora, che cosa bisogna fare? Intanto bisogna analizzare che tipo di circuito. Allora, se il circuito è un misto di tutte curve, tipo Donington Park, dove ci sono sia curve lente che veloci, perché c'è, mi viene in mente la chicane, più la curva stretta, poi c'è un'altra curva, una chicane iperveloce, allora lì il differenziale dovrà essere con una potenza media. Se invece sono curve veloci, bassa potenza del differenziale, cioè poco intervento del differenziale, invece curve strette dovrà essere veramente un differenziale molto, molto potente. Questa è la base. Andiamo su un circuito, diciamo, misto e vediamo cosa facciamo. La prima cosa da fare è andare a cercare di capire se la ruota posteriore interna della curva scivola. Cioè sto girando a destra, se la posteriore destra scivola. Bisogna solo aumentare la potenza del differenziale posteriore per evitare che appunto scivoli. Se invece non scivola, potremmo provare a liberare un po' la gomma, quindi cercare di abbassare questa potenza, il che è interessante proprio per una questione di scivolamento.
cioè nel senso che dargli più agio, perché se si libera la gomma si può andare più veloce, ragazzi. E poi una cosa importante è durante la percorrenza di curva, cioè quando, non si, quando si è diciamo neutri, quando non si accelera, quando non si fa nulla, sapete c'è un tempo di frenata, non faccio niente, cioè sto curvando e poi riaccelero. In questo passaggio qua, come sentite la macchina? Se la sentite neutra, avete fatto bingo, il differenziale è a posto. Se invece la sentite lievemente sottosterzante, cioè io sterzo ma non va, va sempre all'esterno, sottosterzante, cosa si fa? Bisogna diminuire il power del differenziale. Riguidate un'altra volta, fate dei test e vedete se è ancora sottosterzante, lo diminuite. Se è sovrasterzante, ragazzi, al contrario, aumentate il power. Click su click. Non esagerate, ragazzi, clic su clic e cercate di trovare quella che è la giusta impostazione. Però già avete capito il power a cosa serve. Adesso, ragazzi, abbiamo fatto anche il differenziale, quindi servono adesso gli ammortizzatori. Starà durando mezz'ora questo filmato. Come vi ho detto, siamo partiti su un setup aerodinamico medio e quindi torniamo indietro. Perché gli ammortizzatori magari farò un discorso a parte, anche se ne ho parlato ampiamente in un altro video. Qui vi sto praticamente dando una mano su che scaletta fare per un buon setup. Quindi torniamo sull'aerodinamica, ragazzi, ultimo passaggio finale. Perché? Perché siccome abbiamo trovato un grip meccanico ottimale, adesso possiamo andare a giocare su qualche ritocchino proprio sull'aerodinamica. Quindi in base al circuito che abbiamo, cercate di abbassare una certa percentuale, se avete modo di farle all'anteriore e posteriore, di abbassare di un grado alla volta, diciamo, l'inclinazione di questa ala. Quindi del vostro carico aerodinamico per vedere se possiamo guadagnare ancora qualche cosina. Abbassate fino al limite in cui voi vi trovate al vostro agio con questo diciamo nuovo setup finché non trovate il limite, cioè sembra chiaro quello che sto dicendo. Quindi trovate il limite massimo abbassando l'ala più possibile, rimanete sempre al vostro agio, non andate a prendere un setup, a fare un setup troppo sono sulle spine. Perché meglio essere tranquilli e poter guidare e avere un tempo, un timing pam 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 a martello piuttosto che essere lì sempre sulle spine. Quindi cercate di riabbassare un pochettino la vostra ala, se non va bene, tornate indietro. Spero che questa guida vi sia piaciuta, spero di non essermi troppo dilungato. La scaletta per un buon setup, spero che sia un argomento che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo prestissimo, non esitate a lasciare un pollice in su, a lasciarmi un commento che fa sempre piacere, iscrivetevi al canale che fa sempre piacere, ragazzi, ricordatevi di attivare la campanellina così quando pubblico un video siete notificati. Noi ci vediamo in tutte le live che ci aspettano, mi raccomando, ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, grazie per avermi seguito, ci vediamo prestissimo, ciao!